Si è conclusa da poco la decima edizione del Festival del giornalismo di Perugia, che ha visto tra i suoi protagonisti anche l'Europa, con ben tre convegni organizzati dalla Commissione europea a rappresentanza in Italia. Il primo dei tre incontri ha visto al centro del dibattito il piano Juncker, di cui hanno parlato Giorgio Chiaron Casoni della Commissione europea, Martina Colombo di Cassa Depositi e Prestiti, Alessio Conforti del gruppo BEI e Roberto Sommella, direttore relazioni esterna dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Cerchiamo di capire allora che cosa c'è di concreto di questi 700 miliardi, quanti se ne sono cominciati a muovere, che fondi, che tipo di istituzioni finanziarie sono state necessarie creare per far sì che imprese piccole, medie e grandi possano utilizzare i soldi messi a disposizione dalla Commissione europea e dal piano Juncker, che è il presidente della Commissione, per cercare di smuovere questa economia che è un'economia che in teoria dovrebbe andare bene perché i tassi sono a zero, i rendimenti di Stato sono negativi, il petrolio vale un terzo di un'azione di Facebook. In teoria, insomma, ci sarebbero condizioni, credo, irripetibili e forse irripetibili davvero. Allora, io ho qui con me le persone che vi possono davvero spiegare meglio di me se è un mito o è una realtà il piano Juncker. Alessio Conforti, che è il consigliere del vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti, questo signore molto giovane ha per le mani un sacco di cose interessanti che ci racconterà sempre alla mia destra Martina Colombo, che è responsabile dei progetti speciali Business Development, sostanzialmente quindi di sviluppo della Cassa Depositi e Prestiti, che anche qui con un trito logo comune noi giornalisti definiamo il tesoro del tesoro. È vero, il tesoro del tesoro, perché è vero, non basta uno, è il tesoro del tesoro. E alla mia sinistra invece il signore che mette il primo euro di leva, se non sbaglio, o insomma rappresenta il primo euro della catena del piano Juncker, che è Giorgio Chiarion Casoni, capo Dipartimento Finanziamenti, Infrastrutture e Cambiamenti Climatici. E dunque la domanda è a Conforti, a che punto siamo? Da 0 a 10 questo piano Juncker, gli possiamo già dare la sufficienza? Avete già contezza che sta funzionando? Molte grazie. Credo di sì, perché tutte le diverse componenti di questo piano molto ambizioso sono già in essere. Si è definita nelle mie slide che prego di mandare, ho già illustrato una governance iniziale. Per cui già abbiamo dei risultati tangibili, già abbiamo dei numeri, già abbiamo degli investimenti selezionati. Allora, proprio perché in qualche modo l'attenzione sulle aziende, e in particolare le piccole e medie aziende, ha ricevuto una sorta di prioritizzazione da parte della Commissione veicolata a questo punto nell'ambito del gruppo BEI dal FEI, la prima risposta operativa, il primo miliardo, l'abbiamo messo lì, insieme al FEI, proprio a supporto delle piccole e medie aziende innovative che vogliono innovare per crescere. Non ci scordiamo il terzo pilastro del piano Juncker, che sono le riforme sia a livello settoriale che a livello strutturale. È arrivato il momento in cui l'uomo di Bruxelles ci Sì, ricorda di no, fare le no, riforme, perché se no non sarebbe no, non tale. posso non farlo, però è importante. Ma detto questo, non per questo, uno, proprio nel momento che parli del piano Juncker, secondo me bisogna evitare, come la peste, di configurare, l'Italia è la penultima, o l'Italia ha le riforme, perché è vero, ci sono riforme strutturali da fare, ma se ne stanno facendo, ed anche in modo importante. Io penso già per esempio il piano Juncker in Italia ha dato uno stimolo importantissimo, ma fondamentale, al cambio di gestione e di Sicuramente per prospettive noi. di Cassa Depositi e Prestiti. Sicuramente per noi. Esattamente, per noi. Qui, almeno per me come europeo e come italiano, è un punto fondamentale, perché è nel momento che dobbiamo rilanciare l'economia, che è il momento di rilanciare la Cassa Depositi da un ente. Non solo dibattiti e convegni, ma anche un momento più leggero con EUFactor, a tu per tu con la scienza. La divulgazione scientifica e l'innovazione sono diventate spettacolo con il progetto EUFactor, che ha visto sul palco ben cinque giovani ricercatori italiani e la musica dissagrante della banda Osiris. Noi abbiamo scritto una lettera, una lettera, non siamo in grado di scrivere delle mail, e allora abbiamo scritto una lettera che metteremo in una bottiglia e metteremo nel mare, una lettera indirizzata ai ricercatori e
agli scienziati e ai futuri scienziati. Per scrivere questa lettera l'abbiamo scritta tutti insieme, quindi abbiamo cercato tra di noi un accordo. Questo ci è piaciuto abbastanza, abbiamo dato anche una ritmica a questo accordo, a questa lettera, per renderla più musicale, che potrebbe essere 1, 2, 3, 4. Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. A capo, grazie. Sai che in Europa ci sono grandi novità, virgola. La politica ha fallito oramai, ma la scienza quella va. Punto a capo, maiuscolo. C'è gente di sera che fa andar la testa, aperta parentesi, invece che guardare il mondo da dietro una finestra, chiusa parentesi, e stanno lì a creare per intere set. Scusate, è finito il foglio, la parola è settimane, non ci sta, cosa si fanno? Si mettono le righette e si va a capo, forza. Timane, con ingegno e con passione, in più del tempo gli rimane. No, due punti. Oh. Era brava ed è diventata la più brava di tutti. Caso, passione, talento, capelli spettinati. Questa era Margherita. E quando le si chiedeva: Margherita, cos'è per te la ricerca? Lei rispondeva con una parola: curiosità. Ecco, EUFactor vuole essere questo, vuole essere storie di persone curiose e storie di persone che forse non sanno ancora di esserlo. Oggi abbiamo potuto ascoltare bellissime storie che avevano come elemento comune la scienza, però la scienza vissuta con passione. Io ritengo un messaggio positivo soprattutto per le nuove generazioni. Penso che sia il messaggio più positivo che l'Unione Europea può dare effettivamente alle nuove generazioni, proprio in un periodo come questo dove vediamo che tutti ci lamentiamo perché c'è la crisi, tutti ci lamentiamo a giusto titolo perché non riusciamo a uscire un po' dall'impasse nel quale ci troviamo, diciamo che la ricerca, la scienza in generale possono effettivamente offrire una via d'uscita, ma che è una via d'uscita intelligente, che è una via d'uscita, come abbiamo visto dallo spettacolo, anche divertente per tanti dei
dei nostri studenti. Io penso che l'Unione Europea faccia del proprio meglio proprio per creare le condizioni, visto che non ha una competenza diretta in questo settore, ma creare le condizioni perché ci sia un insegnamento di qualità, perché ci sia una mobilità dei ricercatori, perché ci siano in altre parole tutte le condizioni riunite, perché anche questa diventi una storia di successo. Commissione Europea rappresentanza in Italia, di nuovo al Festival del Giornalismo, in un'occasione importante dove ha voluto mettere sul palcoscenico la scienza. Sì, sì, la scienza dedicata soprattutto ai ragazzi, mettendola insieme alla musica e alle storie vere di persone che la fanno ogni giorno. Stiamo cercando di inseminare questo concetto che l'Europa sarà competitiva solamente se investe nella ricerca e nella scienza, perché è in quello che possiamo essere competitivi. Quindi è importantissimo formare i nostri giovani che siano oggi e che saranno soprattutto il futuro dell'Europa. Quindi diciamo che è fondamentale, magari non si vede quotidianamente questo bisogno perché siamo presi con tante altre emergenze, mettiamola così, però è quello l'investimento nelle risorse umane, chiamiamola così, che noi dobbiamo fare. E siccome i ragazzi non sembrano vederlo, in tanti siamo a non vederlo, vogliamo, un po' scherzando, un po' giocando, un po' raccontando le storie reali, far capire che strada c'è, che futuro c'è e che divertimento, curiosità c'è nella scienza, nella quale Europa, ricordiamoci, investe anche tantissimi soldi. Oggi abbiamo avuto l'opportunità che la scienza può essere anche intrattenimento. La scienza è intrattenimento, o comunque è un modo diverso di raccontare la scienza. La scienza è rigore, però questo rigore può essere anche declinato in qualcosa di più interattivo, più comprensibile e anche divertente. L'elemento comune da queste storie è la curiosità. La curiosità, poi abbiamo visto tante storie legate proprio anche alla natura. Sì, la curiosità, abbiamo visto, non abbiamo raccontato storie di geni, ma storie di persone che poi hanno incontrato la scienza nel loro percorso. La curiosità è guardarsi intorno, intorno è il mondo, capire il mondo è alla base di tantissime scelte di questi ricercatori. A chiudere gli appuntamenti organizzati dalla Commissione Europea all'interno del Festival del Giornalismo 2016, l'incontro Mercato Unico Digitale, creare l'occupazione con un click, che ha visto a confronto Diego Ciulli di Google Italia, Lorenzo Robustelli, direttore di eNews.it, Roberto Viola, direttore generale Connect Commissione Europea in collegamento via Skype, e Riccardo Luna di Digital Champion Italia. Mercato unico digitale. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di vedere un po' le ombre ma anche le luci di questa nuova era. Sì, il mercato unico digitale è, diciamo, uno dei due programmi centrali della Commissione Europea, insieme a quello per l'energia. Il tutto concentrato sul fatto di cercare di far ripartire l'economia e far risalire l'occupazione. Queste sono le ambizioni. Da Bruxelles arrivano molte idee, molti progetti che in realtà in alcune situazioni si trovano a scontrarsi con delle arretratezze o delle mancanze culturali. Per esempio in Europa mancano tra i 5 e gli 800.000 persone che sappiano fare lavori, diciamo, direttamente collegati alla digitalizzazione. Ecco, il 60% di questi giovani mancano in Italia e in Gran Bretagna, quindi diciamo, se l'Italia su alcune cose ha delle lentezze, non è però forse più lenta e più responsabile di altri. Certo, abbiamo alcuni piccoli paesi che sono molto avanti, ma un paese di 5 milioni di abitanti è più facile da gestire di uno di 60 milioni. Ora, i progetti sono tanti e perché è necessario farlo, cioè non è soltanto l'opportunità la digitalizzazione, è quello verso cui inevitabilmente si sta andando. La sfida è preparare culturalmente aziende e giovani ad arrivarci, cioè i giovani devono capire che lì ci sono molte opportunità, che quindi è bene sia quando si sceglie l'università, sia scegliere informatica, scegliere fisica, materie legate a questo, ma anche scegliere le proprie materie, filosofia, lettere antiche, archeologia, però capire che questo va fatto in un'ottica digitale, nel senso che il tuo lavoro inevitabilmente diventerà digitale, come un medico opererà aiutato da un robot, l'archeologo scaverà aiutato da un robot e il filosofo farà ricerca aiutato anche lui da macchine, da sistemi. Quindi questo è il grosso passaggio che bisogna fare. I posti di lavoro ci sono, bisogna creare le persone che ci sappiano andare.
prossimamente Internet Day, possiamo dire in tutta Italia, per rimettere al centro, se ne è parlato oggi all'interno del Festival del Giornalismo, il digitale Internet. Ma sì, sono 30 anni della prima connessione Internet italiana, è avvenuta fra Pisa, il centro di calcolo elettronico CNR e una stazione satellitare di Roaring Creek in Pennsylvania, una data dimenticata che per noi diventa un'occasione importante per celebrare questi 30 anni, ma soprattutto per prendere lo slancio per chiudere la partita con Internet ai prossimi tre. Quindi quel giorno il Presidente del Consiglio da Pisa, dove si farà l'evento centrale, in realtà c'erano 10.000 eventi in tutto il paese, in tutte le scuole, firmerà il bando finalmente per la banda ultralarga, quindi parte finalmente questo piano operativo per portare la rete ultraveloce in tutte le case entro il 2020, e quel giorno a Pisa il Direttore Generale della RAI, Campo Dall'Orto, presenta il piano col quale la RAI si impegna a dare agli italiani le competenze digitali necessarie a usare la rete. Quindi competenze e infrastruttura con l'Internet Day finalmente facciamo sul serio. Google Italia, il Festival del Giornalismo, in un'occasione particolare dove si parla dell'era digitale. Sì, assolutamente. Intanto grazie per l'invito alla Commissione. Siamo venuti qui volentieri a parlare di mercato unico digitale e creazione di lavoro, perché Google ha lanciato questa iniziativa nell'ambito di Garanzia Giovane, del Fondo Sociale Europeo per l'occupazione giovanile. Sosteniamo con competenze digitali tutti i ragazzi e le ragazze iscritti a Garanzia Giovane, quindi che non studiano e non lavorano, perché pensiamo che attraverso le competenze digitali si possa creare nuova occupazione. I dati della Commissione ci dicono che in Europa quasi 1 milione di posti di lavoro rischiano di restare vaganti a causa della scarsità di competenze digitali. Noi vogliamo contribuire in tutta Europa a colmare questo gap, per questo ci siamo impegnati per formare addirittura 2 milioni di europei al digitale entro il 2017, e in Italia siamo particolarmente felici di farlo insieme alle istituzioni, insieme al Ministero del Lavoro, insieme alla Commissione, mettendo appunto le nostre competenze a disposizione di un'iniziativa che possa aiutare il Paese a superare il gap digitale che ancora lo attanaglia, aiutare le piccole e medie imprese a cogliere le opportunità di Internet, scommettendo sui ragazzi e le ragazze italiane come digitalizzatori dell'economia.